tante cose, ma sicuramente non un ordine del giorno di questo tipo. Credo che nella situazione di difficoltà economica che vivono i cittadini, il preoccuparci di chi ha la proprietà delle dimore storiche sia probabilmente anche una preoccupazione che può essere legittima, ma credo che abitualmente le dimore storiche non siano di proprietà di cittadini che hanno fatica, fanno fatica a mantenere la famiglia, e quindi credo che questo sia il segno di una demagogia che caratterizza un po', lo voglio dire, non c'è più Maggioni, in particolare il partito del PDL, perché su questo terreno dell'ICI e dell'IMU voi siete dei campioni di demagogia. Berlusconi ha fatto togliere l'ICI sulla prima casa perché bisognava garantire sulla prima casa che non ci fossero le tasse. Per la verità anche sull'altro versante del centro-sinistra più o meno si dicevano le stesse cose. Sull'IMU, campioni di demagogia, il vostro segretario nazionale ha proposto le tre rate, no? Una grande scelta, intelligentissima proposta del PDL. E l'altra questione demagogica sempre del PDL di questi giorni, l'IMU è una tantum, solo quest'anno, l'anno prossimo la riproporremo come UMI, cambieremo il nome e faremo pagare di più. Basta, smettiamo con le demagogie, perché questo credo sia il segno davvero della demagogia, e sia ancora di più demagogico e poco rispettoso, lo diceva prima Prevedini, e qualche volta capita di essere d'accordo anche con Prevedini. Credo che sia un'offesa, una mancanza di rispetto nei confronti dei comuni. Noi qui andiamo a discutere, e lo stesso sta facendo il Parlamento anche in questi giorni, di modificare quello che hanno approvato due o tre mesi fa, sapendo che i comuni hanno già approvato i bilanci. Se volete modificare qualcosa, modificatelo rispetto ai bilanci vostri, non ai bilanci degli enti locali. Questo credo sia una cosa che nel rispetto delle regole democratiche dovremmo ricordarci ancora, perché oggi chi deve subire le angherie dei governanti nazionali e in questo caso magari anche di quelli provinciali sono i comuni, che sono costretti a bersi questo tipo di provvedimenti che possono essere fatti se si fanno nei tempi dovuti e con le riflessioni dovute, con l'equilibrio dovuto. Francamente, ecco, ripeto, il fatto di pensare a un ordine del giorno rispetto alle dimore storiche mi fa sorridere, e è il segno della confusione che caratterizza questo momento storico e anche chi ha ruoli di responsabilità all'interno dell'istituzione.